visible man Amici di Scratch benvenuti per questa puntata io so soltanto immaginare quanta gente che ci segue e che in questa piazza non ci starebbe e questo ci lusinga molto. Oggi parleremo di grandi interpreti del ciclismo professionistico, in questo caso vorremmo parlare, anzi parleremo di Enrico Battaglin che ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia e noi ci siamo andati in brodo di Giuggiole, visto che proprio nel 2005 ha vinto il Gran Premio Comunità Montana del Brenta con una volata a Povere del Grappa che tra poco ve la faremo vedere, identica a quella della quarta tappa. Ma indipendentemente da questo cerchiamo oggi di scoprire se il ciclismo può, può essere veramente propedeutico con un ciclismo di grande turismo. Il grande turismo vuol dire percorsi alternativi per le biciclette, piste ciclabili e tutto quello che può essere importante per il tessuto delle due ruote. Siamo in compagnia di Ivano Corbanese, che ringrazio, Presidente del Comitato Provinciale di Treviso. Ricordiamo, il Comitato Provinciale di Treviso forse il comitato più importante d'Italia. Rino Piccoli, settore pista, e Romano okay. Cornale, che oltre ad essere un ristoratore è anche il referente della pista, della ciclopista, diciamo della Valle del Brenta, questa ciclopista che ha del miracoloso. Io oggi, così, passando un po' per le vie della Valle del Brenta, Pensate che dove c'è la nostra sede ho contato circa 100-150 cicloturisti che provenivano dal nord, un po' imbarazzati perché la strada è un po' stretta e angusta, non è una ciclopista vera e propria, però pensate cosa potrebbe offrire a livello proprio paesaggistico ma anche turistico. Allora Ivano, parliamo soltanto adesso un po' di Enrico Battaglin perché sembra quasi che, come dicevi tu prima, no? non è che li troviamo per caso questi qua. C'è un'opera particolare? Eh, sì, Sicuramente questi ragazzi provengono da un lavoro eccezionale, viene fatto da una società che fa un'attività giovanile. Abbiamo degli operatori all'interno di questa società che stanno creando veramente dei ragazzi bravissimi e Battaglien sicuramente, è ricco, proviene da questa da società. Eh, io ho avuto l'occasione come provincia di Treviso di vederlo all'interno della società La Solana e poi con la grande società di dilettanti. la Fior, Dazalf Fior, è un ragazzo serio, perciò dimostrazione anche del lavoro eccezionale che è stato fatto dai nostri dirigenti. Partono da G1, battaglie un po' come Zurlo, partono dagli G1, li abbiamo visti, noi lo ricordiamo ancora nel 2000, quando erano i primi passi Rino, e poi sono arrivati dove sono arrivati. Ma indipendentemente che ce ne sono molti che hanno partecipato al Gran Premio Comunità, ma che poi dopo hanno fatto tante altre gare gli si è data la possibilità di diventare dei professionisti per, perché loro avevano questa passione però vogliamo dire che anche coloro che non sono diventati professionisti il ciclismo li ha aiutati anche nel mondo di tutti i giorni Rino ah, eh, dobbiamo dire che la comunità montana per prendere un esempio comunità montana ha percorsi così talmente tecnici che poi è un bagaglio nel crescere del ragazzo che gli viene naturale a determinare determinati risultati che vediamo quando passano i professionisti eh, di quello che hanno immagazzinato prima lo, lo mettono in opera. Romano Cornale, tu ci segui oramai da credo da, da, dagli albori, da 15 anni, col ciclismo, con altre trasmissioni che si occupavano della Valle del Brenta, ma non a caso la Valle del Brenta è stata presa un po' come esempio, perché è una valle che si presta al ciclismo. Si presta moltissimo ai percorsi alternativi al ciclismo, sempre di due ruote parliamo, ma ecco, questi, questi personaggi che si stanno affacciando adesso al palcoscenico più ambito del professionismo eh, possono interpretare comunque anche diciamo, la mission di alcuni, tipo te che eh, dove tu hai la tua birreria avete un percorso eh, veramente. Eh, ciclo turistico, se pensiamo a, 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 alla visione della, della ciclopista Monaco-Venezia, insomma in qualche maniera potrebbero diventare dei personaggi da spendere anche. Beh, diciamo che non siamo più da soli come pensavamo, siamo vicini alle altre vie di turismo, questo è un nuovo canale del turismo, siamo felici che, di lavorare, siamo felici che la gente sia specialmente contenta, siamo moderni, perché il cicloturismo è una cosa moderna, eh, assieme col Trentino si hanno dei servizi molto importanti, dai bici grill al noleggio di biciclette, ai treni, al treno a vapore che si farà con la bicicletta. E siamo vicini e siamo assieme a tante altre persone che vogliono fare. L'importante è che siano organizzazioni serie come il nostro missione di commercianti, e che ci appoggiamo alle associazioni. E che mi pare una cosa buona e giusta. Ivano, adesso tra poco commentiamo la clip di Battaglin di quando era giovane, ma non, non si fa a caso, perché poi il ciclismo vero, tu sei presidente del comitato provinciale, come coloro che sono altri presidenti dei comitati provinciali, che si sbattono dalla mattina alla sera e a volte le soddisfazioni sono zero. Tu prima citavi giustamente che Enrico Battaglin era la Zalf, quindi quando era già grande, però è passato dalla Cicco Team, sì. è passato alla Sandrigo Sport, quindi il suo percorso l'ha fatto con la base, quindi la base ha consegnato esatto. un, un personaggio, un gioiellino, un gioiellino, vero, esatto. che possiamo anche spendere. Allora io propongo veramente esatto. alla regia di mettere in onda questa volata a Povera del Grappa e anche un'intervista quando era proprio alle prime armi, quindi anche con un po' di, di, così, di emozione. Allora sentiamo proprio e vediamo il nostro Enrico Battaglini. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Se pensiamo che il ciclismo è in crisi, facciamo un grave torto a tutti coloro che da giovani... Hanno intrapreso con passione questa attività. Va da sé che in occasione di grande ciclismo si mettono in vetrina quei corridori che hanno riempito gli albi d'oro quando erano ragazzini. E va da sé che questi atleti, oggi affermati professionisti come Enrico Battaglin che proprio alla quarta tappa del Giro si impone e vince a Serra San Bruno. Oggi, con soddisfazione, possiamo dire che il ciclismo non è affatto in crisi e non lo sarà mai finché esportiamo modelli positivi che possono far ispirare altri giovani ad intraprendere la pratica sportiva. Se di colpa si può parlare, le dobbiamo trovare al di fuori dell'organigramma federale, ai quali va attribuito con un plauso la dedizione e la professionalità. Semmai dobbiamo denunciare l'assoluta indifferenza della politica centrale, che vede il nostro sport come lo sport degli incapaci oppure dei drogati. Noi diciamo basta, è ora di finirla, reclamare il diritto di esportare lo sport certamente più popolare, lo sport che avvicina la gente alle località più belle d'Italia, lo sport che in una visione a breve termine saprà valorizzare le ciclopiste e un vero turismo ecocompatibile in uno scenario sicuramente affascinante in termini turistico economici. Grazie a Enrico Battaglini, ma non solo, nel gruppo ci sono altri attori delle attività giovanili come Oscar Gatto, Filippo Baggio, Filippo Conte Bonin, Daniele Osso e tantissimi altri veri modelli ai quali ispirarci, non soltanto per diventare campioni, eh sì, perché i veri campioni sono quegli uomini che non perdono le speranze e che credono fermamente che se si fanno le cose a modo sicuramente sforneranno tutti i campioni, sì, ma i campioni della vita. Vorrai fare in modo che la Sandrigo Sport eh, voglia per il quarto anno consecutivo, consecutivo vincere questa Comunità Montanale Brenta? Sì, adesso abbiamo cominciato già subito vincendo, adesso vedremo le gare in programma e cercheremo di venire qui per, per difendere la maglia. Ecco, dicevo prima, la tua gamba l'ho già vista ancora eh, più formata, meglio, più rotonda di quella dell'anno scorso. La squadra che il patron Bruno Ramarchi ti ha messo in posizione per quest'anno, come la senti? Sì, la gamba è cresciuta per l'anno scorso e niente, è una buona squadra e speriamo di andare avanti così. I radiocomandi Rendevice Device sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione, a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. Rendevice, Device, i controlli di sicurezza, sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca, codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi, con protocolli di trasmissioni brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali. I radiocomandi REN device sono insuperati per design ed ergonomicità, REN device radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici e cingolati, automazioni di ogni genere, REN impulsi d'autore. Ben entrati in studio amici sportivi, allora Ivano, una figura c'era quella di Riccardo Brunello che tutti l'hanno nel cuore e guarda caso, era un grande amico. Eh, in quell'anno si sono sfornati veramente grandi, veramente grandi campioni. Eh, direi che anche lui mh, riconosceva il grande lavoro fatto dalle società che facevano attività giovanili, so che era sempre presente, sponsorizzava molte società. Eh, ci saltivamo sempre telefonicamente, perché eravamo, si può dire, due presidenti che ci capivamo. Subito. Al di là della grave perdita, la memoria sarebbe ripercorrere quello che chi non c'è più amava di più. Quindi noi cerchiamo di. di, di... E continuare a, Beh, certo, quello... a filare questo, questo filo ipotetico Beh, specialmente qui state seguendo con le vostre manifestazioni come dicevo abbiamo questi campioni solamente se rimangono le società che si impegnano a fare ancora queste manifestazioni è errato Però... pensare in questo momento qua che questi ragazzi sono partiti da là abbiamo visto battagli quando certo. aveva 15-16 anni sì devono essere portati avanti seguiti ma anche messi a disposizione delle manifestazioni delle gare dove possono crescere e possono anche Migliorare e capire che facendo fatica possono raggiungere certi obiettivi. Rino, tu ne hai conosciuti tanti di professionisti, tanti ne hai allevati che poi sono diventati veramente qualcuno. Io ricordo il Veloce Club Bassano degli anni migliori, dentro le fila c'era un Marco Villa, c'era Lombardi, gente che hanno scritto la storia del, del ciclismo. Ecco, forse. Eh, Qualche anno fa si era riusciti, in qualche maniera, ai professionisti di portargli un passo indietro e fargli eh, ripercorrere da dove erano arrivati. Uno soprattutto Silvio Martinello, che si era tanto messo a disposizione. Ecco, bisognerebbe forse ripercorrere un po' quel fil rouge, nel senso di dire a questi che sono diventati professionisti bravi, da dove sono arrivati e ogni tanto anche, insomma, spendere la loro persona per poter in, incentivare chi poi dopo ci ha messo del, del, molto del suo, mi viene in mente Patron De Marchi che lo ha udito per tanti anni, ma anche Cicotin Cassola che era agli albori che aveva tra le file proprio eh, Enrico. Eh, guarda, che eh, bisogna guardare soprattutto il carattere del ragazzo, la personalità, la serietà, questo perché di campioni cioè, potenzialmente ce ne sono, ci potrebbero essere stati moltissimi, però poi si perdono per varie ragioni no? allora eh, Batalini è un esempio Enrico Batalini è un esempio di serietà, di eh, vero professionista e per quello che all'età che ha sta venendo fuori, espl esplodendo come... altri ce ne sono come Viviani, come Modulo eh, ce ne sono i ragazzi, Os ce ne sono tanti ragazzi che sono passati il professionismo e stanno facendo la storia attuale del professionismo noi abbiamo un bel vivaio e... È questione di aver fiducia e continuare su questa strada. E altri ragazzi stanno crescendo. Allora eh, Romano, tu sei la voce fuori dal coro, perché vorremmo cercare, noi in questa trasmissione non è che ci interessa tanto far vedere le gare, sì sono importanti, quando le abbiamo le facciamo vedere ben volentieri, però crediamo che una trasmissione debba essere spesa anche per coloro che non sono affascinati dal ciclismo o dalle delle biciclette. Tu da un po' di anni a questa parte conosci il cicloturista, però quante persone, non so, nelle discussioni comuni da bar, io i ciclisti quando li vedo li, li, li investirei, eh, gli stanno su, mi stanno sulle palle. Ecco, quante volte è successo che hai sentito queste, queste parole? I ciclisti perché si rendono conto che sono loro dopo. Proprio lo dicono per ironia come siamo noi che andiamo per strada, diamo ai ciclisti e suoniamo. Quando montiamo in bicicletta... Un po' come i camionisti. Eh, eh, ecco, allora si sfotano un po' il discorso. Questo discorso bisogna anche pensare che è molto cresciuto il, il ciclismo anche sotto il profilo di sicurezza e il modo di comportarsi. Molto ma molto è cresciuto, perché essendo tutti i giorni a contatto si vede questa differenza. La percentuale è sempre quella, come una volta tutti quanti andavano via la domenica in macchina e c'era quello che faceva l'incidente che andava via a 200 all'ora in seconda fila, adesso c'è il ciclista che però è molto molto migliorato, non so se dipende dal fatto che ci siano famiglie, il fatto che ci siano varie età, ma c'è proprio il discorso che viene capito anche il discorso del casco per dire una volta si sentivano svariati motivi che non lo portavano, adesso invece... Si sentono i discorsi nella tavola, così di sentire i, la mamma o il papà che vogliono uh, convincere i figli a portarlo e c'è coscienza, anche perché purtroppo sono già successi brutti incidenti, ma la gente è proprio cresciuta, gente, i ciclisti, cioè, dopo, gente, diciamo, perché dopo è gente. Noi adesso stiamo andando all'immagine della cicopista, e ti faccio una domanda: ma perché tu hai sposato la causa della cicopista del Brenta? indipendentemente che Questo un è, è, di, è un segreto di, che di, di, non di, è un segreto però. perché eh, una volta proprio per, il, per essere un, per la mia proposta turistica come locale e poi sono anche un posto di ristoro in una statale e così venivano circa vent'anni fa dei tour operator diciamo che facevano Londra-Venezia Parigi-Venezia così e Le prime volte che succedeva arrivavano e si mettevano nel parcheggio col camioncino e sono andato fuori e ho detto in quel mio inglese che conosco venite pure nelle toilette o cosa perché non c'è nessun problema, non serve consumare. consumare qualcosa. E dentro di me dicevo ma chissà che questi ragazzi giovani quando diventeranno un po più grandi si ricorderanno che sono passati in Val Sugana, in Val Brenta e hanno trovato ospitalità. Ed è successo questo: che poi, eh, quando è arrivato il guardrail per fortuna in mezzo alla strada che ha, per limitare gli incidenti, questi mi hanno scritto delle email e mi hanno detto: Guarda, mi dispiace, adesso non possiamo più passare perché non ci fidiamo. Così. E poi c'è stato il panatron, diciamo in una certa maniera, che noi in una certa maniera si è assieme all'ingegnere Rinaldi a portare avanti questo discorso, e, e quindi si è verificata una cosa che. Mi sembrava di sognare. Insperata. No, sperata no, insperata no, però che già si cominciava a vedere il ciclismo importante. E poi è venuta fuori questa grande, grande eh, voglia di girare che io apprezzo molto anche perché io corro per dire da, dalle mie moto più grosse, adesso corro qui 75 e si apprezza la, la bassa velocità si riesce a vedere qualcosa invece di vedere solo l'asfalto e per quello che riguarda il ciclismo io faccio sempre l'esempio non solo io ma anche i miei colleghi un conto è passare davanti a 120 all'ora o a 100 all'ora è un conto è passare a 5 e vedere che ci sono una, una bella ospitalità, ci sono i fiori, ci sono le fontane. Ecco, ti blocco sull'ospitalità faremo la seconda parte di questa trasmissione proprio con una bella intervista, un frammento, poi la metteremo in onda il suo bianco nero integrale dove tu ci sarai insieme ad altri ristoratori per far capire com'è l'accoglienza anche in Austria. Lui ha detto una cosa fondamentale Ivano, quello che sono andare a 150 all'ora difficilmente vedi vedere cose, no? certo, certo. però se vai a 5-10 all'ora riesci ad assaporare delle cose. Voi anche a Treviso state facendo qualcosa che secondo me è, 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 è da del miracoloso, nel senso state andando a cercare capillarmente certo. alcune strade che potrebbero essere alienate. Ma certo. no, possono essere Ma possono essere condivise con le biciclette. Eh, tutto è nato due anni fa, quando è sorto il problema di, del Montello, eh, nel quale c'era eh, da parte di cittadini, di abitanti, anzi degli albergatori, di ristoratori, di problemi perché consideravano che il ciclismo portasse via loro i clienti. Ah! <ride> Addirittura. Cosa più sciocca del mondo, questo? Infatti, eh. poi ci siamo trovati, abbiamo discusso assieme, abbiamo fatto capire che il problema non era che eh, i ciclisti portavano via a mezzogiorno, certo. il problema è che loro non erano migliorati e non andavano più a cerca della de, 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 de de gente perché ormai la gente si era spostata sulla pedemontana andavano andava a mangiare in altre parti. Il corso di lo abbiamo fatto assieme a loro, agli obbligatori, abbiamo capito che bisognava trovare delle strade nella quale i ciclisti possono correre con più tranquillità, nella quale sono più protetti e nei quali le auto possono essere trasferite in altre strade che sono più veloci e non creano problemi. Eh, partendo da questo principio stiamo lavorando con la provincia ma anche con molti comuni e questo sicuramente è un segnale positivo. Eh, tutto nasce anche ad un lavoro che stiamo facendo sulle scuole che poi vi spiegherò, certo. eh, quello di creare questi percorsi eh, in tutto il territorio della provincia di Treviso. Stiamo lavorando con la provincia di Treviso, con l'assessore Alviabilità, viabilità che è anche l'assessore che è il sindaco di Riese che ci sta dando una grossissima mano perché anche è un ciclista e eh, capisce questa problematica. Noi abbiamo ragionato, noi abbiamo 168 società in provincia di Treviso. In ogni comune abbiamo almeno una società e ogni società nel suo comune conosce quelle strade che possono essere poco trafficate, che di solito sono quelle che vengono usufruite dai ciclisti. sono e proprie ciclopiste, ma sono delle strade di solito che non sono strade, sono de delle strade dei percorsi si può dire tranquilli secondari, ma che a volte anche eh, vanno sui percorsi dove puoi trovare la villa, i vignetti e altre cose che possono essere eh, recuperate, eh, tipo l'Ostilia, Treviso-Ostilia, quella, quella ferrovia che è stata recuperata e altre, altre zone che nella provincia di Treviso con esistono con delle piccole possibilità di intraprendere possibili... anche dei piccoli business ma di fatti noi stiamo ragionando e da parte specialmente dei comuni come scordavamo anche prima eh, sul Montello eh, ci siamo resi conto che alcuni albergatori e alcuni condistruttori mettono a disposizione addirittura il loro albergo perché sanno che poi hanno anche un ritorno economico per, cioè per mettersi a disposizione quelle strutture possono servire per i bagni per cambiarsi appunto ai ragazzi che vogliono fare qualcosa ecco forse l'incidente oppure il peccato originale quando è successa la polemica del Montello io ricordo che un paio di anni fa sono 5-6 mila ciclisti che invadono tutti i sabati e le domeniche se cambiassimo 5-6 mila macchine non respiravano più noi risolviamo che trevisola a 7 mila tesserati poi aggiungiamo che eh, sulla zona specialmente Montello proviamo tutti quelli della bassa veneziana, eh, cioè la domenica c'è un, un, un via, vai. via vai enorme. Può essere che cambia anche bisogna anche gli albergatori o coloro che hanno il ricevimento come, eh, come DNA, debbano cambiare forse il loro brand, il loro target e la loro comunicazione rispetto ad un eventuale turista diverso da quello che è il mordi e fuggi della domenica della macchina ecco qua l'albergatore può fare delle cose se cambia anche forse mentalità Romano ma non è che cambia la mentalità perché il commerciante importante è molto ospitale di suo quindi quando vede un cliente cerca di accontentarlo ci sono, io do dei consigli anche ai miei colleghi, amici che ci troviamo basta poco insomma ma quando uno ha l'ospitalità capisce che è importante qualsiasi persona e su questo eh, io la convivo e per dire un ciclista che uno dice ma il ciclista non beve, non mangia, si porta via certo c'è questo tipo di ciclista che è quello col manubrio della corsa però questi, io ho l'esempio da me tornano d'inverno, sai con la moglie o con la fidanzata o con i miei, sono venuto fino a qua, ho fatto 50 km o se no sono arrivato fino a qua Oppure quel discorso che ho e tornano, ma tornano è infatti. un post scritto. Dire e un quindi la messaggio. diversità di proporsi è proprio quello di mettere: uh, come io che, che giro la pista, dedico quasi un'ora al giorno alla pista ciclabile. E, e io devo osservare, oltre che aver fatto un corso idrogeologico, di guardare da un punto di vista di, del ciclista. Quindi quando io viaggio, guardo dove guarda il ciclista. E sono in moto, il eh, motorino e Adesso mandiamo ma un stralcio di questa intervista di Andreas Falkenstein che ci spiega un po' come la vedono al di fuori dall'Italia, oppure nel nord Italia, come si potrebbe vedere nel nord Europa. Chiudiamo poi questa piccola eh, diciamo così, chiosa su, sulla questione di quanto il ciclismo eh, e quanto il Giro d'Italia possa fare grandi cose, non soltanto creare l'evento, tu cure poi dopo tutti ci siamo dimenticati ma creare qualcosa che sostanzialmente possa rimanere radicato, poi da te voglio sentire il discorso delle scuole Ivano che alla fine dimostrazione del è cambiamento, là che se la giochiamo certo, il cambiamento mentalità che i ragazzi stanno facendo Allora andiamo via con questa intervista poi dopo chiudiamo ciao certo. In Italia ci sono molti resort, molti alberghi che prediligono più che altro forse la parte manageriale, o meglio la parte della cucina che è importante per carità. Però mettiamo in Valle del Brenta questa ciclopista che potrebbe ipoteticamente unire Monaco di Baviera a Venezia dalla parte proprio italiana Insomma, non ce n'è verso di fare questa ciclopista. Qua in Austria, invece, vediamo, e anche in Alto Alge che le ciclopiste sono molto importanti. Per voi è un beneficio, è un eh, buon rapporto con i cicloamatori, con i ciclisti che vengono ai vostri resort, nei vostri alberghi? È importante la bicicletta? Sì, eh, diventa ancora molto più importante, perché... Eh, qua anche in Austria ma anche in alto Adige ci tante infatti in ultimi anni tante piste di, con la mountain bike ma anche non solo la mountain bike anche se no, eh, anche in valle ci sono tante piste puoi partire da Bressanone o da Bolzano vi, vieni fino qua a Carinza sempre con la, con la bicicletta e queste sono cose bellissime io noi pensiamo che la nostra clientela ma non solo la nostra clientela la natura è sempre più importante che era anni fa. Anni fa si andava a fare un, un weekend o, o anche una settimana per avere tutto, ma adesso si ritorna un po' dietro alla natura e penso questo sia molto, molto importante. FIS, porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensivi, chiusure e tagliacuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. Fisse una stretta di mano che dura da 40 anni in via Campagna 164 a Galliera Veneta. Ben entrati in studio amici di Scratch. Allora abbiamo sentito un piccolo, una piccola parte di questa lunga intervista che proporremo su bianco o nero quando parleremo proprio più eh, pregnatamente delle dell'opportunità di un turismo diverso che sarà sicuramente la mossa vincente per quanto riguarda coloro che hanno una visione di un turismo veramente importante, un turismo che può veramente far rialzare economicamente l'Italia. Andrea Schalkesteiner dice una cosa interessantissima, no? Che la natura intanto è il primo posto, non bisogna più pensare a una strada soltanto per arrivare da qua a là, c'è cioè, tanto i soldoni. Una strada che porta a Cortina. Cortina ci si arriva. Ed è una montagna per tutti, ma Cortina è l'equivalenza eh, di Milano. Eh, Cortina è l'equivalente di New York. Cioè, vai là, fai la tua vita, vivi in un agglomerato di grandi case e begli appartamenti lusso sfrenato, ma non è natura. Allora, se andiamo invece a parlare di natura, mi piacerebbe capire se la gente o i politici sanno che dalla tua parte, che era il primo avamposto, la zona Cuscinetto dove c'era il presidio austro-ungarico, ci sono dei boschi che si vedono soltanto in bicicletta, sono censurati da quanto riguarda la viabilità forte, pesante, dove ci sono dei, dei ruscelli che nessuno ha mai potuto vedere, dove all'interno di questi posti c'è una flora che è, in, è una fauna incredibilmente preziosa. Allora lui dice una cosa. La natura deve giocare un ruolo importante, o noi lo capiamo, e poi chiederò a Ivano il perché bisogna iniziare dalle scuole. Perché io sono convinto, Romano, che ci sono tanti politici, o che stanno a Roma, ma anche qua, che non hanno ancora capito dove siamo. Questo speriamo che non sia vero. No, no, io ti dico che è vero perché ne ho l'accertamento. Benissimo, però ci sono tanti politici che vanno in bicicletta. Eh, speriamo in Perché che... seguono la natura. Però un'altra cosa al ciclismo. O il rapporto della bicicletta che è il tempo uno si prende il tempo di fare 10 km, 20 km, che prima lo risolveva in 5-10 minuti di auto, cioè, queste cose qua servono proprio a, alle persone di apprezzare que quelle cose, anche le piccole cose, come il fiorellino, certo. l'alberello, eh, il ruscello, e così e la natura però. Questa è la situazione più importante, cioè proprio il dedicarsi un'ora, due ore al giorno o quando uno fa, perché ci sono tante persone che ho l'occasione di sentire, industriali, fanno le ferie da tanti anni in bicicletta e vanno al 3 stelle, al 5 stelle in bicicletta. Quindi ce n'è per tutti, ma più che per tutti, nel senso che l'ospitalità è l'anima di questo qua quindi l'adeguamento che devono fare anche i miei colleghi e io stesso migliorare è, è semplice perché tante si parla di piste ciclabili sono relativamente buone le piste ciclabili ma non indispensabili perché il passare su un paese piccolo bello la sua piazzetta dove c'è la farmacia dove c'è l'alimentare perché non è che lavora solo per dire loste l'albergo, vogliono prendersi le banane vogliono prendersi certo. da fettato vogliono, uh, vogliono vedere qualcosa, tornano e quindi anche una ciclabile non deve essere fatta 20 km dritta per il ciclista deve avere ogni 10 km un punto di riferimento, e poi la cosa che è importante che il ciclista è curioso perché ha il tempo, e dice siamo una pista ciclabile, andiamo a vedere Cesmondo e Grappa, andiamo a vedere Grigno andiamo a vedere... vanno fuori girano e questi paesi vivono, mentre che una, noi abbiamo avuto un sviluppo nella Val Sugana dove c'è la ferrovia e la superstrada nella sinistra Brenta, adesso la destra Brenta ha più gente che gira il turismo in destra Brenta con questo suo andamento lento e di questa eh, curiosità che hanno, che è meraviglioso. E Rino, quindi dice delle cose interessanti, nel senso che è un po' quello che anche tu stai riprendendo, tu ti enti pronto con le scuole? Che stai riprendendo con la, con la Monaco Bassano, perché state facendo un Monaco Venezia un grande lavoro. Ricordiamo anche l'ex senatore Santini, che è diventato presidente del, del, del Panatron Internazionale. Quindi anche lui la sua sensibilità di uomo di bicicletta l'ha trasmigrata a uomo di businessman in qualche maniera. Ha capito che là ci si può fare delle cose e quindi vi state progettando questa lunga maratona, ma soprattutto questa lunga e eh, diciamo impegnativa organizzazione? Certo, questa scelta è stata fatta proprio per il cicloturismo puro, è un gruppo de, di ciclisti in bici da corsa, che sono circa una ventina, e otto in mountain bike, più stiamo lavorando per dare spazio anche land bike per cui eh, partire da Monaco e arrivare a Venezia attraverso cinque eh, gruppi di, di, eh, pana, di, di panatron che eh, ogni sera si, si ferma e si fa una cena tutti assieme, quindi è il classico percorso. Per poter vivere nel modo più, come diceva anche Romano, nel modo ideale la bicicletta. Quindi loro partono e chiaramente sono seguiti, oggi ci sono i network, ci sono Facebook, quindi creano intorno a loro, loro sono gli attori e anche interessi. Dal 2 all'8 settembre, e in sei tappe, si percorre tutto. Ecco, quello, il problema che in questo momento è più difficile da risolvere è proprio Bassano-Venezia. Perché purtroppo assieme all'architetto Beraldo e lui insieme anche del panatron di Cittadella Moletta siamo riusciti a individuare un percorso che non è traffico pesante ma bene per le si bici. Ecco, quindi questo. E qual è l'obiettivo finale? L'obiettivo finale è quello di tabellare tutto il percorso perché ci sono eh, dei turisti che vengono dal nord, dalla Germania, dall'Olanda, dal Belgio, si Bel perdono. Arrivano a Bassano e poi non sanno dove andare. Ecco, questo è l'aspetto che noi abbiamo puntato, non è semplice, non è facile, però per dire anche oggi abbiamo fatto un incontro con Elena Donanzan proprio perché lei a livello eh, politico ci dia tutto il supporto possibile. Per arrivare a questo obiettivo. E noi ci, raccom ci raccomandiamo con l'assessore che faccia il suo dovere, perché se è là, è là anche perché i voti li ha presi dai cicloturisti e non è soltanto. È e certo. poi è una grande opportunità. Allora, io spero e mi auguro, come dice Romano Cornale, che i nostri politici sappiano di cosa stanno parlando. Sì, sì. volevo collegarmi per dire che l'architetto Berardo è quello che sta lavorando eh, con noi per quanto riguarda questi percorsi che stiamo facendo nella provincia di Treviso. Eh, perché collegare... poi sostanzialmente ha tutto, questo ha anche dei costi, e poi trovare anche sì. i finanziatori diventa. Sì, però la ragione che facciamo noi, giustamente è stato ricordato, eh, può essere un ritorno anche economico nel territorio. Perché eh, teniamo presente che eh, adesso gli, quelli che vengono dal, dall'estero hanno già loro albergo tutto quanto organizzato, se ci organizziamo queste piste, nelle quali vanno sui alberghi che diciamo eh, noi, che vengono indicati da. Del territorio automaticamente, che questi brigatori hanno interesse che queste piste vengano manutentate cioè. e vi siano fatti questi. Non so, questi integrare propietari. con dei tour operator. Esattamente. Il ragionamento che stiamo facendo noi come Federazione in questo momento è quello: tutto è nato, come dicevo, andando sulle scuole, ci siamo accorti che c'è un cambiamento all'interno delle scuole, la mentalità da parte dei ragazzi, noi facciamo le terze, quarte e quinte ogni anno, facciamo quest'anno 180 classi. E sono gli insegnanti ma anche i bambini che chiedono di fare attività ci siamo accorti che loro non conoscono il territorio loro cioè, siamo assurdi eh, le maestre addirittura ci chiedono, ci chiedono noi di, di far sì che i propri ragazzi invece di fare la solita gitta a San Marino o a Roma, visitano il proprio territorio perché c'è la Villa Veneta ci sono le Risorgive, ci sono altre cose Monigo mi pare c'è una Risorgiva un ci laghetto l'assurdo è che abbiamo un territorio fantastico la Solano, nonché tutta quante, la Piedemontana, il Montello che è una storia. I nostri ragazzi non lo conoscono e sono motivati di di venirlo a conoscenza di questa cosa. E questo sarebbe una cosa positiva. Perché questi ragazzi se questo vengono seguiti: è una cosa positiva. Una cosa positiva se i ragazzi vengono seguiti, in futuro saranno dei ragazzi che eh, sapranno come salvaguardare il territorio, sapranno anche eh, fare del business perché giustamente come dice, dicevamo. C'era bisogno di tour operator che dei, possono essere di ex ciclisti, eh, c'erano bisogno di chi segue la manutenzione delle biciclette potranno essere ex es ciclisti che rimarranno nel nostro movimento. perciò potrà anche continuare il, il lavoro all'interno del movimento ciclistico. Ecco, ecco Treviso abbiamo capito. Rino, sono una spanna più in alto degli altri, perché viva Dio eh, hanno la storia dalla parte loro. Quindi chiaramente eh, non stanno facendo nulla di straordinario, però per altre. Per altri centri diventa straordinario. Io penso per esempio a Vicenza che sia veramente dilaniata da questo punto di vista. È difficile eh, fare un percorso come stanno facendo loro attraverso le scuole. Cioè, perché se non si parte da quello, ma io dico soltanto Vicenza ma anche altri, altri territori, se non si parte dalle scuole credo che sia poi difficile sensibilizzare i vecchiotti come noi. Noi abbiamo la passione, abbiamo delle vedute. Dimmi. Sì, sì dei dati che abbiamo noi, un 20% di bambini, noi abbiamo 600 bambini tesserati nella provincia di Treviso, ogni anno abbiamo un uh... Un cambiamento perché è ovvio che i ragazzi cambiano, non fanno un sport, però grazie all'intervento che facciamo sulle scuole abbiamo un 20% circa che ogni anno su nuovi tesserati che provengono da queste attività che facciamo. Quindi capiscono anche il valore di fare qualche piccola competizione, a riparare mi, anche andare in bici. Noi abbiamo iniziato anche con Pinocchio in certo. bicicletta che sarebbe una mista che fa sia strada che fuoristrada, lo facciamo addirittura all'interno di parchi, ad esempio il parco della casa riposo l'abbiamo fatto, nonché su quello dell'ospedale civile. Anche in posti dove è visibile anche per le persone che sono disagiate, può essere un momento anche di, di festa da eh parte certo, dei ragazzi. È geniale. E anche ieri abbiamo fatto il centro Treviso per il discorso Pinocchio Rosa: c'erano ben 80 ragazzi che non erano tesserati. I G0, come si era G0, a questa dimostrazione che i ragazzi arrivano lì col casco, con la biciclettina. Rino, abbiamo detto alternative, abbiamo la pista, abbiamo il ciclocross, poi dopo una domanda velenosa a Ivano gliela devo fare ma la tengo per, per la fine. C'è un po' di miopia, no? nel senso che bisognerebbe fare qualcosa di più oggettivamente anche nel nostro territorio, sportare la scuola e adesso l'idea mi è venuta mentre parlava di andare a fare un piccolo circuito all'interno di una casa di riposo, stavo pensando anche qua a Bassano, insomma che festa sarebbe per questi poveri anziani che vedono qualcosa di diverso. Sarebbe un'accoglienza un e un momento anche di grande compartecipazione. È stato fantastico. Abbiamo fatto, abbiamo fatto sulla Casa Marani a. Mi fai venire un'idea, guarda che. C'erano tutti quanti gli anziani che sono messi attorno ai tavoli e loro consideravano che fossero bambini, e poi a un certo momento sono loro che si sono dato la brandina ai ragazzi. È stata proprio una cosa fantastica. Lino, il tuo cervello Però è no, Però sai, è Treviso è un'isola, <ride> tutti si mettono a disposizione e quando pensiamo che ci sono quasi 200 società nel territorio eh, ciclistiche, cioè, è lì è l'esempio per tutti Treviso, e quindi da questo punto di vista è da prendere veramente sul serio la cosa. Non è semplice, non è facile, però alcune cose si possono fare e anche portarle come esempio che vengono proprio da una provincia che è leader in Italia. No? Attraverso sempre la ristorazione, l'accoglienza romana, no? non è che siamo fuori tema. Il ciclismo è una spina che può veramente portare grande energia, è soltanto un collegamento, chiamiamola una presa che possa portare veramente grandi cose. Pensando prima ad Andrea, mi sono venuto in mente. Eh, le bellezze della valle, la centrale eh, di Vastagna, non soltanto le grotte di Oliero, ma non soltanto tutto un percorso fatto anche in storia. Ma è anche storia. il microclima? Anche. Il microclima, cioè dalla destra Brenta ci sono 4-5 gradi di differenza rispetto alla sinistra Brenta, cioè è tutto un percorso di grande interesse che le scuole non lo sanno. Io ricordo che ancora negli anni che furono... Eh, che. Cominciamo a fare questa trasmissione che era la voce della Valle. La gente di Bassano era incuriosita perché non sapeva proprio nulla della Valle del Brenta. No, uno, la conosceva, però, non da questo punto di vista. Quindi, era lo stesso discorso: come il commerciante che deve usare un, eh, un altro messaggio a comunicare a queste persone. Quello che dicevo, ah, si deve guardare il ciclista nella sua stessa altezza ottica e, per dire. Noi abbiamo la fortuna di avere il Brenta, il Montello ha delle altre cose, cioè seguire una pista ciclabile, innanzitutto si vede che la pendenza è quella del Brenta, quindi un 1% e così, poi è il discorso che è una cosa viva e non si trova, come anche il Bosco, però l'esempio qual è? Io ho un cartello davanti al, al locale, Allora, siccome era, una volta era la Dogana mi permetto anche di, di fare questa differenza, allora quelli che vengono in giù, Metto tagliatelli e con gli asparagi, metto il baccalà alla vicentina, metto le trottine fritte della nostra valle. Quelli che vanno in su, cos'è che metto? Spec, canederli, è un messaggio. In effetti uno viene incuriosito da queste cose, non è che io le voglia prendere in giro assolutamente. ci mancherebbe. È e offerto. questo è, questo. è un'offerta che si fa e si mette in una posizione che sia visibile per il ciclista, non attaccato dove non si vede. Sono cose di marketing però. Quello che il ciclista è che lui, essendo curioso, gira. Gira perché se uno fa il ciclabile, eh, la fa una volta, la fa due, così abbiamo il treno noi. Uno, parte da, uno può pensare addirittura che parte da Mestre, da Vicenza, da Padova, in treno, arriva a Caldonazzo, prende una bicicletta dal nostro amico Stefano Casagranda e con 10-15 euro scende a Bassano o a Borgo, il Monte in treno, Io penso che siano cose di lusso perché queste persone diventano talmente felici e contente, con un minimo di spesa, hanno passato una giornata importante. E poi adesso quest'anno c'è sempre un aumento di cose importanti, il straniero si ferma molto di più che loro si passano queste parole, non solo col Tranio Turo Peretto, proprio con le persone stesse. Il passaparola nel ciclismo è importante. E, e dopo, data la mia uniforme della protezione civile di Enego, che non dimentichiamo che la pista ciclabile è quella più importante per in comune di Enego, fermo proprio quelli di, di, che corrono. No? E allora ci sono gli stessi allenatori che adesso hanno un po' di fiducia, che io gli dico sempre, se vi serve qualcosa, telefonate. Eh, vedete io sono disponibile per mandare certo. eh, così e l'importanza delle scuole il territorio lo sanno però c'è un'altra cosa alle scuole si può mettere assieme come fanno loro la sicurezza perché se no è tempo no queste cose sono tempo perse se non si ha la sicurezza le scuole è il nostro futuro perché imparano ad andare in bicicletta e rispettano i ciclisti quando avranno certo. la patente sanno che il ciclista si deve comportare una certa cosa ed è dicevamo adesso. è, dice eh. è un'osservazione più, che, più che intelligente noi iniziamo appunto dalle basilari cioè spiegare a un bambino come deve andare per la strada perché oggi a 18 anni uno riesce a capire come impara a usare la macchina perché è più semplice comprare l'iPhone per un genitore eh, nessuno gli insegna come noi abbiamo visto che i ragazzi imparano quello che è più assurdo, ad esempio, sulla zona del Treviso, è che ci troviamo ragazzi che hanno 7, 8, 9 anni e non sanno andare in bicicletta. Cioè, questo è assurdo veramente. E noi riusciamo, loro sono motivati perché non vogliono farlo, ma nessuno li ha mai insegnato fino a prima. Ecco, questo percorso che abbiamo disegnato in questa puntata, Ivano, mi viene anche in mente che è un percorso culturale dove il ciclismo oggettivamente sta facendo grandi passi rispetto ciclismo a quello che è il ciclismo, io penso, eh. sia sport del futuro. Eh, l'unico sport è che hai la base con la natura, uno sport gestire. allargato eh. allargato alla natura. Certo. Eh, hai la possibilità di farlo se maschi e femmine, nessuno rimane in panchina. Eh, hai la possibilità di promuovere il tuo prodotto anche perché la bicicletta va dove oh. vuoi, te puoi fare arrivare i biciclisti dove vuoi. Eh, io penso che sia il futuro. Ecco, eh, anche le varie amministrazioni dovrebbero guardare il discorso del di ciclista. Perché se abituiamo i ragazzi ad andare in bicicletta da giovani. Eh, sono meno costi, meno scolastico da spese di pugini, certo. roba del genere. Sono soldi che possono essere investiti in altre cose. Ci sono alcune. c'è una cosa importante che ho visto nella mia zona che è, di, che è molto limitata come eh, viabilità, perché ci sono due strade. Hanno preso la bicicletta dopo 50 anni, perché non si sentivano sicuri di andare in Cina. E quindi dopo cin... il giovane comincia a. Cioè ma è bello la trasmissione perché alla fine perché... non parlano con la telecamera. Si parla come se fossimo al bar. No, ma, eh, <ride> Beh, eh, è, eh, è vero. Sto dicendo, quello che dicevo prima, cioè c'è un cambiamento negli ultimi... Io, noi ci siamo accorti, perché noi che i nostri operatori vanno sulle scuole certo. vedono, cioè, giustamente hai detto, i politici se ne sono accorti, però c'è un cambiamento di mentalità, è positivo questo. C'è una richiesta che arriva dalla base. I ragazzi, i bambini vogliono, cioè sono stanchi delle, delle auto, dicono vogliamo natura, vogliamo andare via assieme, vogliamo tranquillità. E noi come federazione siamo lì a supporto e gli diamo questo. Beh, chiudiamo questa parentesi che abbiamo già mh, piuttosto eh, condensato in questi pochi minuti per capire esattamente cosa vale il ciclismo. Cosa vale anche la cultura del ciclismo? E io spererei in un prossimo futuro, brevissimo, che la smettessero nei talk eh, o eh, qualche personaggio che si crede di essere a chissà chi, di darci degli epiteti oppure dei giudizi da drogati, che non vediamo niente, eccetera. Però non è vero e io non ne posso proprio ma, più. Vabbè, io vado sulle scuole con gli insegnanti, eh, all'inizio ci vedevano in maniera, poi hanno capito, anzi sono lì che ci che riescono a capire. Il ciclismo parlo, è uno sport sano e noi abbiamo sempre detto se viene praticato come stiamo facendo adesso i nostri ragazzi facendo gio gioco roba del genere quando arrivano a una certa età chi ha la volontà va avanti gli altri stiamo chiedendo vabbè se sarete bravi i dirigenti ma perlomeno hanno una regola una mininaia ma esattamente che ma, ma come stiamo dicendo anche adesso puoi avere un futuro all'interno del ciclismo puoi fare il, la, la, la guida turistica puoi certo. fare l'albergatore puoi fare, anche perché eh, capisci cosa vuol dire la natura capisci cosa vuol dire anche il ciclismo è una, direi una, è una scuola di vita ti sa cosa è la fatica e cosa sono le regole. Esatto, è che non guasta mai, perché poi dopo c'è da dire una cosa: in soldoni, ai bambini bisogna insegnargli le regole. Tutti gli sport insegnano le regole. Però, certo, che il ciclismo forse è la metafora più vicina alla vita di tutti i giorni. Per dare un senso anche a questa trasmissione di incoraggiamento, perché il mio problema è che il problema che stiamo respirando tutti è la grande crisi che si hanno nell'organizzare degli eventi sportivi. Spiego, l'evento sportivo. Può essere anche indipendente da quello che è eh, un cicloturismo. Però se oggi abbiamo avuto questa esigenza di riscoprire, di riscoperta della bicicletta, è perché in questi ultimi anni il ciclismo ha evocato intanto con i personaggi dello sport grandi scenari, grandi, grandi, grandi visioni. E quindi hanno traghettato loro la necessità che in, con la bicicletta, oltre a gareggiare, si può, si può fare anche dell'altro, come il cicloturismo. Oggi c'è una grave crisi che sta attanagliando tutti e credo che sia una crisi molto emotiva oltre che sostanziale. Però credo che la gente debba tenere duro Rino, forse perché diamo un messaggio di, di solidarietà. Perché se noi smettiamo di far fare ciclismo ai giovani, da qua a 10-15 anni pagheremo dazio, perché tutti questi discorsi si affosseranno. Ma no, ma non è che il ciclismo. Eh, abbia una decadenza perché c'è crisi il ciclismo sarà sempre di più perché intanto come base diciamo non c'è più l'inquinamento sì, però i soldoni chi organizza bisogna i di soldini vabbè, però al di là dell'organizzazione ci sarà un po' meno ma comunque darà sempre organizzato lo stesso eh, io non la vedo così Ivano eh, sono un po' io, più preoccupato anzi io parlo di società. Eh, esattamente adesso siamo in eh, difficoltà e però bisogna guardare anche avanti. Sto dicendo una certa, guardate che il ciclismo, a differenza degli altri sport, ha una visibilità abbastanza importante. Io quest'anno sono stato a una presentazione alla squadra juniores e ho trovato un ex collega che voleva assieme con me che mi diceva che fino l'anno scorso dava. 500 euro per questa società, ma non voleva nemmeno sponsorizzazione niente. Adesso era lui che chiedeva: dove andavate a correre? Perché io ho bisogno adesso di promuovere il mio marchio. Certo. E attraverso il ciclismo, perché voi andate a correre tutte le domeniche, ma siete in giro, mi interessa andare su in questi posti. Il ciclismo è l'unico, di fatto lui diceva: il ciclismo è l'unico che riesce a veicolare il mio prodotto, che in questo momento di crisi ho bisogno di farlo conoscere all'esterno. Come la stessa cosa mi diceva: guarda, io ehm, i ragazzi che provano questa società, che io la sponsorizzo da anni. Perché so che quando rientrano nella mia società, nella mia ditta, sono sicuro che loro hanno un modo di operare diverso, perché il ciclista, lo sportivo in generale, ha una mentalità del lavoro nella quale capisce che anche nel momento in cui c'è difficoltà, non è che si ferma e dice al titolare cosa devo fare. Certo. Ma trova la soluzione direttamente. Perché il ciclista di corsa, quando si trova in una situazione difficile, non può chiedere cosa devo fare. Deve ma cambiare. deve decidere in quel sì. momento cosa deve fare. Lo sport certo. insegna questo. Bene, queste sono tutte belle frasi. Adesso andiamo in soldoni. Eh, abbiamo delle cose da fare, no? tra cui la Tresere di Bassano. Ci saranno i campionati regionali. Ecco la domanda: i campionati regionali saranno spezzettati perché c'è una grave crisi economica e non tutti si possono assorbire eh, l'aspetto economico. E Allora, volevo dire questo: eh. che ci sarà una perdita, in, in dubbio perché appunto la crisi si fa sentire anche in questo settore. Però magari prima. Non si osservava alcune spese che oggi si possono fare, comunque, riducendo. ecco Questo è un esempio: i campionati regionali invece di farli tutti su una volta che ha un costo si spezzettano e quindi si può fare gli esordienti da una parte, gli allievi dall'altra e un'altra dall dall'altra ancora. E questo ti consente comunque di portare avanti l'attività. Quindi, diciamo che, da un punto di vista, sì, è vero, c'è la crisi, ecco, però. Io non sono così pessimista. Beh, a me fa piacere. Anche positivo perché andiamo a... Intanto vediamo a... le immagini della campionato di Bassano. No, giustamente io come provincia di Treviso, che giustamente non abbiamo la, la pista ma sta seguendo Portuguaro, può essere occasione che anche Portuaro di solito è la, provi... la pista più abbandonata, con un campionato regionale sia anche motivata. Così dai la sensazione di tutte quante le piste hanno venuto un campionato... Noi mondiale, ci auguriamo che le piste, che motivate, sono tutte veramente messe male in qualche maniera vengono riattivate perché eh, insomma in vent'anni non si è speso neanche un franco neanche una linea. Ah, come dicevo, dilantemente... dicevo precedentemente i ragazzi hanno bisogno di cambiare perché se fanno sempre lo stesso sport la stessa cosa si stancano e noi ci siamo accorti specialmente adesso nelle scuole che devono fare i Il Pinocchio stiamo facendo fa il fuoristrada fa la strada fa la gincana fa tutto quanto e gli motivi perciò cioè i ragazzi devono fare pista devono fare i fuori fuoristrada devono fare tutto quanto perché questi motivi piace fare il ciclismo e poi quando arrivano 18 anni sono anche più motivati a continuare bene, siamo quasi in chiusura Romano, te ti abbiamo tagliato fuori sulla parte organizzativa, ma benché tu lo scorso anno hai frequentato la tre di Bassano, ecco è importante ne parla la gente della pista di Bassano ancora forse ricordandosi anche vecchi, vecchi momenti importanti ma Bassano ha esportato veramente il marchio grazie a questa pista certo, beh io ascolto sempre Rino quando parla che lui è il grande capo, il grande sapiente, il diciamo decano. così, le ha vissute così ed è anche con le moto per dire Tottene che, che portava adesso non mi ricordo come si chiama quello, Steyer. Steyer. Eh, anche se non si faceva ciclismo, si sentiva parlare di queste gare, di queste situazioni e poi questa velocità era molto curioso Io ho avuto la fortuna tramite te di, di rivedere l'ho sempre visto in televisione Longo. È lungo, è quello che mi ha fatto comprare la bicicletta, una Mondial, mi ricordo avevo 14 anni e vedo sempre questo qua con questa bicicletta sporco di fango che faceva di tutto, però aveva una, una forza. Una, e quella era la bicicletta, è lo stesso è la pista, la pista mi ricordo mh, tanti anni fa, si andava a sbirciare dentro quando giravano i ragazzini, e si resta immagati come si dice. <ride> che eh, portavamo i nostri ragazzini a vedere la pista negli anni degli ultimi sei giorni ed erano motivati veramente. Mi ricordo su un anno abbiamo fatto la sfilata, l'ultimo anno, e c'era Oscar Gatto che aveva cinque anni e portava la, ancora la fotografia all'incomitato e portava la tabella all'istituto Reviso. Ho detto guarda che grazie alla allora, pista la prima volta che riusciva e che carriera poi ha fatto? Si sono fatte anche altre tre sere che sono state belle, mirabolanti come le sei giorni però c'è stata anche una disaffezione della base allora io non voglio pensare male nella politica della base delle piccole società che fanno punti di riferimento a volte un po' così strani però sarebbe bello che se c'è un'occasione di questo genere essere tutti uniti e venire a farsi vedere alla pista alle tre sere come sarebbe bello inneggiare e dire speriamo che arrivi una bella pista coperta dovunque, se ci sarà Mosole che vorrà farla, benissimo, posto più bello del mondo, però cercare di non andare più con l'invidia, perché qua un po' si è peccato in questi anni. Ma guarda, eh, lì è stato un problema che di tosto tecnici, sì. di direttori sportivi, diciamo. E questo non sbagliato perché poi siamo accorti che di, come dicevamo prima c'erano era, pochi atleti, atleti che smettevano, perché giustamente chi andava su strada, certo. chi non andava su strada automaticamente veniva scartato, si può dire e questo sicuramente è stato un danno al movimento. Come dicevo precedentemente, bisogna per attirare molti ragazzi nel nostro movimento cercare che possano fare di tutte le discipline che possono essere. Benissimo sì, Ivano, terminare posso? S allora sì. con il circuito che siamo riusciti con tanta fatica a mettere assieme sette prove nei vari eodromi veneti, partiamo a Bassano che settimana prossima la faremo vedere e la vorrei poi fare una scommessa con te. Siccome si è aperta la pista anche al Gran Premio Comunità Montana, io so che settimana prossima ci saranno delle sorprese. Riprenderemo quella gara e vedrai quanti statisti in più ci saranno rispetto alla normale consuetudine dell'iscrizione su gara. Io credo che sia una cosa fondamentale di fare un cartellino con punteggio, non soltanto su strada, ma che possa comprendere ciclocross pista? e pista. Questo non sarebbe male, perché vorrebbe dire incrementare quello che è un po' il tessuto Rino, la vera multidisciplinarità. Ecco, allora volevo terminare, che mercoledì c'è la prima prova a Bassano, in collaborazione, sì. e questo vuol dire anche molto, in collaborazione UC 2000 e Veloce Club Bassano. Quindi speriamo unite. Un inno... le forze, ecco perché anche il discorso. La economico... settimana prossima vi faremo vedere tutte le immagini. Ecco. Ivano, allora, ultima domanda. È proprio questa, cerchiamo di unire un po' le forze e che queste multidisciplinarità possano divent diventare qualcosa di importante e soprattutto io ricorderò sempre, voglio ricordare Giacomo Salvador che esatto. si è tanto speso per il ciclocross ed è una cosa da è... tenere preziosa. Ma, perché... Giacomo è il nostro, abbiamo visto i capitani italiani, è stato il nostro eh, ispiratore, si può dire nostra bandiera per quanto riguarda. Il ciclo Cross, lui ci sta dando una mano, sta nascendo, siamo trovati proprio la settimana scorsa una scuola di eh, cross verrà fatta lì all'area Fender e Giacomo sta seguendo ci saranno delle novità belle e noi speriamo che le veniate a raccontare in questa serie sì sì, sicuramente ci saranno delle belle nei certo. prossimi anni vedremo dei ragazzi che andranno veramente bene bene in, sul ciclo cross e noi ci auguriamo che andranno bene in ciclo e anche su pista settimana prossima faremo vedere questa bella gara proprio al velodo morino mercante di Bastone del Grappa una Co, eh, collaborazione con il Veloce Bassano 1892 e Unione Giristica 2000, insomma si cerca di fare le cose per Benino. Grazie a Ivano Corbanese, grazie. questa casa sai che è tua casa grazie. quando vuoi venire è sempre aperta. Grazie. Rino grazie, alla prossima, ci vediamo settimana prossima a e a te comunque il discorso non è slegato ma sarà legato a una prossima trasmissione o bianco o nero dove parleremo proprio di grandi possibilità economica attraverso le ciclopiste e attraverso questa nuova ondata fenomenale di ciclisti. Io dico sempre e, una cosa. E Nicola, eh, colgo l'occasione perché la pista ciclabile non è chiusa come qualche giornale ha scritto ma c'è una deviazione addirittura sulla Via Claudio Augusta, quindi, quindi è una deviazione nobile, nobile e, e, e molto importante. Storia. Benissimo, noi l'abbiamo detto e settimana prossima ci vediamo con Scretch, per gli amici che ci vogliono seguire il lunedì sera con O Bianco o Nero, felicissimi. Insomma, grazie a tutti e alla prossima. The